Buongiorno a tutti, siamo qui al CNR di Tito Scalo, in provincia di Potenza. Oggi vi parlerò, di quelle che sono le attività di ricerca che svolgiamo nell'ambito dello studio e del monitoraggio dell'attività vulcanica da satellite. In questa animazione viene mostrata quella che è, diciamo, la stazione di acquisizione di dati satellitari. Già dalla metà degli anni 90 questa stazione garantisce appunto l'acquisizione di questi dati che vengono poi processati ed archiviati. In questo istituto andiamo ad analizzare sia i dati forniti dai satelliti polari, come ad esempio quelli NOAA ed EOS, sia quelli, diciamo, forniti dai satelliti geostazionari che, come vedremo, garantiscono una frequenza di osservazione più elevata ed adatta al monitoraggio in continuo di diversi fenomeni naturali. Ovviamente le attività che svolgiamo si avvantaggiano anche di quello che è il programma Copernicus, che mette a disposizione degli utenti una grandissima quantità di dati in maniera del tutto open e gratuita. In riferimento al rischio vulcanico, questa immagine mostra come i vulcani siano localizzati in gran parte lungo immagini di placca. Perché è importante l'osservazione satellitare? Perché sia nelle aree remote, quelle scarsamente popolate, in cui mancano spesso i sistemi di osservazione, trattandosi di aree spesso inaccessibili, che in aree invece fortemente popolate, come pensiamo ad esempio ai Campi Flegrei o al Vesuvio, in cui il rischio vulcanico è molto elevato, l'osservazione satellitare può contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione del rischio. Tutto ciò deriva anche da una lunga storia. Già a partire dalla fine degli anni 60 i dati satellitari sono stati utilizzati per studiare l'attività vulcanica. In riferimento, diciamo, ai fenomeni vulcanici che analizziamo qui presso il nostro istituto, una delle attività di maggior interesse è quella relativa allo studio e al monitoraggio delle nubi vulcaniche. La cenere vulcanica immessa in atmosfera durante le forti eruzioni esplosive, oltre ad avere un impatto potenziale sul clima, come avviene nel caso dell'eruzione del Tambora del 1815, può determinare un blocco del traffico aereo a causa dei danni che possono essere provocati, per esempio, alle turbine degli aerei, ma anche alle parti esposte. In questa animazione mostriamo come i dati NOAA-BOCRR, che hanno una frequenza, diciamo, garantiscono una frequenza di osservazione mediamente di 6 ore, possano consentire di monitorare l'evoluzione appunto delle nubi vulcaniche. Tale, diciamo, capacità è ancora migliore se andiamo ad utilizzare i dati geostazionari, che, come dicevo, garantiscono una frequenza di osservazione molto più spinta. In questo caso, questa è l'eruzione del vulcano Shimoideki del febbraio del gennaio 2011, e l'utilizzo dei dati satellitari geostazionari giapponesi MTSAT-2 ha consentito di seguire in maniera, diciamo, continua ed efficace l'evoluzione della nube eruttiva. Più recentemente abbiamo visto come i nuovi satelliti geostazionari giapponesi Mawari 8 consentono ancora meglio di poter monitorare in contesti operativi le nubi vulcaniche. Come in questo caso, relativamente all'eruzione del vulcano Agung del 2018. Ovviamente, le nubi vulcaniche non sono gli unici fenomeni che si possono studiare e analizzare da satellite. In questa animazione vediamo, per esempio, sia, diciamo, dei flussi piroclastici, sia appunto l'attività effusiva. In riferimento proprio all'attività effusiva, benché le colate laviche siano generalmente meno pericolose di altri fenomeni come appunto i flussi piroclastici, anch'esse necessitano di sistemi di monitoraggio adeguati per minimizzare l'impatto sia sulle infrastrutture ma anche proprio sull'attività sociale. In questa slide mostriamo come i dati polari, satellitari polari, nuovo BOCRR e OSMODIS siano stati integrati per poter, garantendo, diciamo, in questo caso, un monitoraggio dell'attività vulcanica della Samayama nel 2004, e consentendoci di individuare sia fasi pre-eruttive, co-eruttive e, diciamo, successive appunto a queste attività esplosive dello stesso vulcano. In questa slide mostriamo ancora meglio questa potenzialità in riferimento, diciamo, ai possibili fenomeni precursori dell'eruzione. In questo caso, i dati a BOCRR hanno evidenziato l'individuazione di anomalie termiche qualche giorno prima l'apertura di nuove fessure eruttive sull'Etna. Tutto ciò a dimostrazione dell'elevata potenzialità dell'osservazione satellitare,
a supporto del monitoraggio dell'attività vulcanica. Tali potenzialità possono essere sfruttate anche per monitorare eventi di durata più breve ma molto intensi, come ad esempio gli eventi parossistici dell'Etna. Questo, diciamo, è un esempio relativo all'attività del gennaio 2011. La possibilità di avere a disposizione dati ad elevata frequenza temporale, in questo caso fino a 15 minuti nel caso di dati e messaggi severi, consente appunto di poter seguire l'andamento dell'eruzione e anche di riconoscere esattamente l'istante in cui sono iniziate le diverse attività, come in questo caso per il vulcano Shimai Deck. L'utilizzo dei dati geostazionari ha consentito di individuare esattamente l'istante in cui sono iniziate le diverse esplosioni subclineari. Ma come vi dicevo in precedenza, oltre ad utilizzare i dati satellitari appunto ad alta risoluzione temporale, le attività che svolgiamo qui al CNR nell'ambito dello studio del monitoraggio dell'attività vulcanica beneficiano anche di quello che è il programma Copernicus. In particolare l'utilizzo dei dati Sentinel-2, che offrono una risoluzione spaziale molto più spinta, per esempio rispetto alla VHRR, 30 metri rispetto a un chilometro, ovviamente consente di poter analizzare in maniera molto più dettagliata i fenomeni vulcanici, come in questo caso, no? Si osserva come la colata lavica sia molto meglio definita e dettagliata rispetto all'utilizzo, ad esempio, dei dati AVHRR. La disponibilità dei dati Sentinel, combinata poi alle elevate potenzialità offerte da Google Earth Engine, che garantisce dei tempi, diciamo, una piattaforma che consente di poter analizzare una grande quantità di dati satellitari con tempi di processamento molto brevi, è stata sfruttata per sviluppare un applicativo del tutto open che integra i dati Sentinel-2 e Landsat-8 per consentire agli utenti, possono essere ricercatori, ma anche semplici utenti, come ad esempio studenti, di poter andare a analizzare e studiare l'attività vulcanica a scala globale. Questo è importante perché partendo ad esempio, come nel nostro caso, da un sistema automatico di monitoraggio dell'attività vulcanica, le allerte da questi sistemi possono essere verificate utilizzando dati a più alta risoluzione spaziale. Questo è un esempio dell'Etna relativamente al 2016. In questa animazione vi mostro come questo tool possa sia un tool del tutto utilizzabile anche dagli studenti, sia grazie a un'interfaccia user friendly. È possibile andare a selezionare il vulcano di interesse, scegliere quello che è il periodo di interesse e individuata, diciamo, definita l'area di analisi, andare a ricostruire quello che è l'andamento temporale dell'attività vulcanica. Questo può essere fatto utilizzando sia i dati Landsat 8 della missione americana satellitare Landsat 8, sia, come dicevo, relativamente ai dati Sentinel-2. Come vediamo qui, è possibile andare a selezionare la scena satellitare di interesse e andare poi a visualizzare sulla mappa le anomalie termiche che vengono rilevate. Questo è un esempio relativo all'attività dello Stromboli, in cui si vede appunto la colata lavica, che può essere poi analizzata ancora meglio nel dettaglio grazie poi alla possibilità di poter selezionare diversi layer, tra cui anche una mappa appunto topografica del vulcano, e ciò consente di poter individuare esattamente le aree in base appunto dai flussi lavici. Quindi questo, diciamo, questo esempio mostra le potenzialità di questo strumento, potenzialità che possono essere ancora più estese, considerando che in previsione questo tool integrerà anche osservazioni da altri dati satellitari. Quindi l'obiettivo poi è quello di andare a costruire una suite che integri osservazioni da diversi sensori a supporto e ad integrazione di altri sistemi, sia quelli al suolo che altri sistemi satellitari, come per esempio quello che abbiamo mostrato in precedenza, che forniscono allerte automatiche relativamente all'attività vulcanica in corso. Grazie a tutti.